Cala il sipario a Canicattini Bagni sulla tre giorni di tradizioni, sfilate, museo sotto le stelle ed esibizione a coppia con asini che dal 1 al 3 settembre ha animato la città nell'ambito del 36esimo Palio di San Michele. Presenti oltre al primo cittadino di Canicattini Paolo Amenta anche la sua vice Marilena Miceli e la presidente del consiglio Loretta Barbagallo, oltre ai consiglieri di maggioranza. Per l'occasione a Canicattini Bagni anche il sindaco di Floridia Marco Carianni e quello di Solarino Peppe Germano. Presente anche il deputato regionale del PD Tiziano Spada. Noi li abbiamo intervistati, ecco le loro dichiarazioni. È una tradizione, un'esibizione di un animale che ha fatto la storia nel comprensorio, diciamo, territoriale nostro, questo ibleo. Attraverso l'asino abbiamo segnato un percorso importante nei rapporti con l'uomo, soprattutto nei rapporti con i contadini. Quindi l'asino stasera viene al centro della manifestazione perché rappresenta appunto l'animale storico che si lega alla cultura contadina, alle tradizioni, ai percorsi enogastronomici. E chi può dimenticare quando l'asino serviva per dividere il grano dalla paglia, quindi per cui stamattina lo dedichiamo a lui. Ma sono stati tre giorni intensi, tre giorni dedicati alle tradizioni, alla cultura popolare, a tutto quello che questo territorio sta cercando di preservare e consegnarlo alle future generazioni, anche perché in un contesto importante dove l'innovazione, la digitalizzazione sta prendendo sempre più corpo, vorremmo creare uno sviluppo futuro con un cuore antico, come si suol dire, un cuore antico che mantiene le tradizioni, quindi ancorati fortemente alle tradizioni nostre del nostro territorio. E anche Floridia, sindaco, è molto legata a queste tradizioni, anche perché, insomma, grazie anche alla sua sindacatura è stato ripristinato il Palio dell'Ascensione. Ma c'è un'assonanza rispetto a quello che noi abbiamo fatto a Floridia e quello che le amministrazioni che si sono succedute nell'ultimo decennio, soprattutto alla guida di Paolo, hanno fatto a Canicattini. Ovviamente noi siamo qui anche per testimoniare l'importanza di queste iniziative che vanno valorizzate e che vanno tutelate nel massimo del rispetto delle regole, chiaramente, che sono sicuro avranno impregnato l'organizzazione che è stata posta in essere dall'amministrazione e dal comitato, ma comunque, ecco, sono eventi che vanno valorizzati e che per nessun motivo devono essere abbandonati. Leo Germano, un suo pensiero su questa manifestazione? Intanto sono felice di essere qui perché l'amico Paolo mi ha invitato con tutta la mia giunta. Il recupero delle tradizioni è certamente un argomento che ogni amministrazione deve assolutamente avere a cuore. Noi nel nostro piccolo quest'anno abbiamo ripreso la tradizione della Corsa dei Carroccio e non si faceva da 7 anni, quindi la memoria storica tramandata alla generazione poi si concretizza nelle manifestazioni, nelle sagre, nelle feste. È un momento di aggregazione anche di comunità, siamo tre sindaci di tre comunità vicine che certamente devono lavorare insieme per garantire uno sviluppo del territorio armonico e funzionale. Onorevole Spada, anche lei non ha voluto mancare a questo appuntamento. Non potevo mancare, ho partecipato per la prima volta l'anno scorso, un'iniziativa importante che si aggiunge ad una delle tradizioni che abbiamo fatto partire qualche anno fa insieme al sindaco di Floridia, quello del Palio Ippico dell'Ascensione, questo è quello degli asini. Una comunità che si riunisce attorno a questa manifestazione, a cui il sindaco ha voluto dare la giusta importanza e soprattutto a cui i sindaci delle comunità limitrofe di Solarino e Floridia hanno voluto partecipare. Assessore, questa corsa degli asini a Canicattini Bagni cosa significa? Allora, significa tanto, significa per Canicattini riprendere le tradizioni, i quartieri si stanno sfidando stasera, ma è una sfida, comunque è un torneo, no? È un'esibizione, è una rievocazione dei vecchi contadini che correvano, si incontravano per strada al ritorno dai campi, dal lavoro e si sfidavano così scherzosamente. Quindi questa è una rievocazione, poi adattata agli 8 quartieri, quindi è diventata una sfida con punteggi che poi valgono alla fine l'aggiudicazione del palio ambito tra gli 8 quartieri. Quindi in queste sere è tutta tradizione, è tutta una rievocazione di quello che era Canicattini, le nostre tradizioni, il folklore, quindi il buon cibo, la buona musica. Loretta Barbagallo, presidente del Consiglio Comunale di Canicattini Bagni, è sempre un'emozione essere qui presente in questa manifestazione dedicata agli animali, ma che raccoglie tanta gente.
Sì, veramente un grande successo anche questa edizione. Noi siamo ben felici di ospitare tanti turisti che vengono a vedere per la prima volta la nostra manifestazione e siamo orgogliosi di portarla avanti. Il nostro grazie va naturalmente al Comitato dei Quartieri che si spendono veramente tanto giorno e notte e noi come amministrazione diamo il nostro contributo con le mani fattivamente affinché questa possa diventare sempre più importante per arricchire il nostro territorio. C'è anche la matrice! La matrice! La matrice! La matrice! La matrice! La matrice!